E buongiorno mondo, vista la bella giornata di oggi abbiamo deciso di farci ancora un mezzo giro alla Ibla e poi forse finalmente anche al centro di Ragusa, visto che ieri l'abbiamo saltato. Perciò abbiamo preso di nuovo la navetta e siamo qui di fronte al Duomo della Ibla a passeggiare nella tranquillità rispetto a ieri e soprattutto senza pioggia. E niente, speriamo che questa volta la navetta per tornare giù ci sia e a dopo. Ibla, ovviamente, avendo la visitata già ieri pomeriggio, abbiamo fatto un giro super veloce, così oggi riusciamo anche a fare un salto in centro di Ragusa, a vedere la cattedrale e la zona centrale della città nuova, e così poi ci spostiamo a Modica a mangiare il cioccolato. Perché essendo Ragusa è conosciuta anche come la città dei tre ponti, perché essendo costruita su tre colline, per collegarle bisognava costruire dei ponti. Noi in questo momento ci troviamo su Ponte Nuovo e lì davanti a noi abbiamo il Ponte Vecchio, detto anche dei Cappuccini, e quello più in fondo, adesso non so se riesco a indicarvelo, è il Ponte Giovanni XXIII. E ci dirigiamo verso la cattedrale. A dopo. Ed eccoci anche finalmente davanti alla cattedrale di Ragusa, la cattedrale di San Giovanni Battista, cattedrale in stile barocco che al suo interno custodisce uno dei più interessanti organi d'Italia, costruito da una ditta di Bergamo che è costituito da oltre 3.000 canne, una cosa stupenda. Ed ovviamente non potevamo non portarvi sul Ponte Vecchio, detto anche dei Cappuccini. Eccolo qua, ci stiamo camminando proprio sopra. Sulla nostra destra vediamo il Ponte Nuovo, che è quello dove eravamo prima, e sulla sinistra il Ponte Giovanni XXIII. Io ci sto provando a far partecipare un po' di più la Simo a questi video, come mi avete chiesto più e più volte nei commenti. Ma chi te l'ha chiesto? Me l'hanno chiesto un sacco di persone, tantissime. Ecco, lei adesso non ci crede, riscrivetelo qua sotto, perché comunque lei non crede che voi vogliate vedere un po' più di presenza femminile, anche se un po' spettinata perché non si è portata la piastra, perché tanto sul camper la piastra mica serve, mica si può usare. E stiamo tornando al camper, sempre dritti, sempre dritti, perché lei non tiene più, anche se fa caldo vuole mangiare la cioccolata di Modica. Cioccolata calda. Cioccolata sciolta. Lo sappiamo, siete preoccupati perché è già un po' che non ci vedete mangiare e scofanare le nostre solite cose, ma ci siamo fermati a provare una cosa tipica, una scaccia, che dovrebbe essere una sorta di focaccia con provola e pomodoro, ma vederla così sembra quasi addirittura una lasagna. Si mangia? Perché viene utilizzato un formaggio semistagionato particolare, nostrano, quindi i sapori sono eccezionali per quello. Poi è ottimo, abbiamo preso la panetteria qua sotto. È il numero uno. Grazie mille. Grazie. È davvero come mangiare una lasagna da passeggio. Abbiamo parcheggiato il Pufo a Modica Nord e adesso con una camminata di 1,7 km saremo in zona cattedrale di Modica, ma più che la cattedrale siamo alla ricerca delle cioccolaterie.
La prima, penso, Buon Aiuto, che è quella storica, mi dice la Simo, perché lei è quella informata sulla cioccolata. Ma adesso camminiamo in mezzo a queste strade senza spazio sui marciapiedi. Comodità. Come avete visto, siamo entrati da Buon Aiuto e ci siamo presi due tavolette di cioccolato, uno al latte d'asina, uno al mandarino e due latte di mandorla belli freschi, e che adesso ci beviamo subito. Tavolette solo due, perché essendo in camper poi non è che possiamo lasciarle, che poi si sciolgono e diventano cattive. Ce le gustiamo al momento, stasera ce le stuzzichiamo in queste sere e via. Ma adesso beviamo il latte di mandorla. Facciamo un giro veloce, poi dobbiamo risalire, che abbiamo delle rampe di scale, così che la Simo già sta pensando di prendere il pulmino per ritornare al camper, perché stiamo facendo tardi, dobbiamo andare a notte e trovare un posto dove dormire. Pensavamo all'area sosta, ma vogliamo risparmiare soldi, quindi forse ci fermiamo in un parcheggio vicino alla Coop che abbiamo visto segnalato sul Camp Fortnite. Cosa sta succedendo? Sto morendo. Perché? Perché non ce la faccio più. Dai, ci sono solo queste scale da fare. Dai, che siamo a metà strada. Ancora due rampe di scale così ed è fatta. Io te l'avevo detto che dovevamo prendere il trenino, però. Alla tua età, due per due dovresti farli sti gradini. Con tutta la palestra che fai. Non si dico queste parole nei video altrui. Forza e coraggio! Assurdo, ragazzi, ci mancano 400 metri ad arrivare al parcheggio del camper e anche oggi la nostra dose d'acqua ce la siamo presa. Sta cominciando a piovere ed è veramente assurdo, c'era un sole che spaccava le pietre, abbiamo patito facendo le salite per tornare al camper e adesso in due secondi è cambiato il clima e sta piovendo, anzi sta piovendo a volte con anche il sole, a tratti sbuca il sole come in questo momento, ma piove. Che clima strambo quest'anno. Ed eccoci freschi e riposati e parcheggiati a Noto. Abbiamo parcheggiato in un parcheggio relativamente vicino al centro, circa 10 minuti a piedi, però siamo arrivati già da un'oretta abbondante, credo, ma ci siamo rilassati sul camper visto che eravamo un po' bolliti dalla mattinata e dalla camminata. Abbiamo già camminato comunque 10 km da stamattina e ora abbiamo caricato sulla mappa il giro che ci è stato consigliato da fare qui in città e stiamo per andare a farlo, e magari ci facciamo anche una birretta, ma ve lo dico, una l'abbiamo bevuta adesso sul camper mentre ci stavamo rilassando. Birrette e patatine,
e si riparte di slancio. A dopo, ragazzi. Pinoto venne rasa al suolo interamente dal terremoto del 1693. Sempre quello che ha distrutto gran parte della Sicilia orientale. Una delle gemme degne di nota di Noto. È il Teatro Tina di Lorenzo. L'esterno dell'edificio non rende quanto i suoi interni. I soffitti finemente decorati, i balconi e le tende rosso intenso sono rimaste pressoché intatte dalla sua creazione nell'Ottocento. Qui si sono esibite donne del calibro di Eleonora Duse e Tina di Lorenzo, alla quale è stato dedicato il teatro. Chiesa di San Domenico. Questa chiesa, preceduta da un piccolo ma molto piacevole giardinetto, è considerata uno degli edifici barocchi più raffinati della città. Si trova proprio di fronte all'ufficio turistico. Siamo arrivati infine in via Nicolaci, la via dove ogni anno a maggio viene svolta l'infiorata, una manifestazione durante la quale tutta la via viene letteralmente rivestita e tappezzata di opere d'arte realizzate completamente di fiori. Si vedono ancora i disegni che utilizzano per ricreare i disegni. Questa struttura infatti si trova proprio di fronte alla Basilica di San Nicolò, quella alle nostre spalle al momento. Il suo interno è la sede del municipio della città, ma è anche possibile entrare per visitare la Sala degli Specchi. Del municipio non si chiama così a caso. È esattamente nel luogo dove sorge la cattedrale ed il palazzo Ducezio, ma anche il palazzo Landolina. E anche questa sera a mangiare ci diamo dentro. Ci volevamo fare un aperitivo sul corso di Noto, ma era tutto troppo caro per le nostre tasche, ma abbiamo trovato una fantastica rosticceria dove ci siamo procacciati questi fantastici arancini o arancine. Qua siamo, in che zona siamo? Dove si dice? Cosa si dice? Che qua è arancini. Ancora arancini qua. Quindi siamo nella zona degli arancini, che abbiamo preso una a testa, io e la Simo. Ci siamo seduti su una panchina dove faremo qua il nostro aperitivo arancino e birra Peroni. A dopo.